Benvenuti in un nuovo episodio di Test & Tell. Io sono Andrea e in questo video andremo a recensire assieme il mascara My Toy Boy di Diego Dalla Palma. Il mascara ha un prezzo di 25,90€ per una quantità di 13 ml e un podo d'apertura di 6 mesi circa ed è disponibile solamente in una colorazione che è appunto la colorazione nera. È disponibile sul sito di Douglas e sul sito di ovviamente Diego Dalla Palma e qui sotto trovate sia il link per poterlo acquistare sia la lista degli ingredienti. Ora però vediamo un attimo come è descritto sul sito di Diego Dalla Palma. Il mascara più grande mai visto per un effetto wow immediato da lasciare senza fiato. Mascara ad azione 4D ultra volumizzante, allungante, che favorisce la naturale crescita delle ciglia in soli 30 giorni e di durata 24 ore. Quindi praticamente questo mascara è descritto come un mascara che sarebbe predisposto per fare tutto quello che un mascara può fare, quindi allungare, infoltire e definire. Il packaging per quanto riguarda è veramente molto 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 grosso, come vedete. È in silicone, quindi è comodo da tenere in mano perché non scivola e per quanto riguarda invece l'applicatore è fatto in questa maniera qua. E ora andiamo a vedere, direi subito, l'applicazione del mascara. Io come sempre vi ricordo che per quanto riguarda le recensioni di mascara piego le ciglia solamente da una parte con appunto un piegaciglia per far sì che possiamo vedere la differenza del mascara sia su ciglia naturali che su ciglia già precedentemente piegate, quindi facciamo questa cosa. Inizio a prelevarlo e scarico molto lo scovolino perché preleva veramente tanto prodotto, quindi andiamo ad applicarlo. Io applico prima sull'occhio senza aver piegato le ciglia e do proprio una passata leggera e questa è la prima passata sull'occhio senza aver piegato le ciglia. Ora passiamo all'altro occhio. Mentre invece questo qua è l'effetto con il piegaciglia. Allora vedete la differenza tra le due? Chiaramente questa parte di qua è leggermente più alzata. Poi io do un'altra passata molto veloce perché non è che ci sia tanto altro bisogno di prodotto, quindi ne passo proprio un altro po'. Questo qua è l'effetto quindi con due passate sopra e proprio una spolverata di mascara sotto e non ne sento la necessità di andare ad aggiungere altro prodotto, quindi io mi fermo qua. Io oggi ovviamente starò in casa perché dobbiamo stare tutti in casa e ora sono le 10:18 come state vedendo tutti, quindi possiamo partire con il test e ci risentiamo per il primo aggiornamento. Allora, primissimo aggiornamento, si sono fatte le 14:51 come state vedendo qua e sono passate praticamente 4 ore e mezza dalla prima applicazione e il mascara è in queste condizioni qua. Come vedete è ancora perfetto, non si è stampato nelle palpebre assolutamente e neanche sotto è andato da nessuna parte, quindi per ora devo dire che è rimasto perfetto e io sugli occhi non lo sto sentendo, non è secco e a toccarlo non è da dire neanche che si sgretola, quindi per ora si sta comportando veramente molto bene e quindi io non posso lamentarmi di nulla per ora. Perciò, dato che non è successo nulla, ci risentiamo per il secondo aggiornamento tra un bel po'. Allora ragazzi, secondo aggiornamento, si sono fatte le 19:38, non so se si veda, ok, sì, si dovrebbe vedere. E questa qua è la situazione mascara e allora, si è leggermente stampato qui sotto, come vedete, e mentre di qua invece no, quindi neanche nelle palpebre, come potete ben vedere. In queste 3 ore ho fatto allenamento, ho sudato tantissimo e infatti un pochino il mascara, ma proprio poco è colato e ho cenato, ma questo non ha influito chiaramente con il mascara. Però devo dire che per ora, a parte per questa macchiolina sotto, non mi posso lamentare. Le ciglia sono ancora tutte in posa, non si sono mosse di una virgola e sono ancora morbide, non sono secche, quindi devo dire che si sta comportando bene. Terzo e ultimo aggiornamento e sono le 00:30 come potete vedere qua, quindi direi che possiamo effettivamente andare a struccarci perché ho su questo mascara dalle 10 di questa mattina, quindi direi che ormai siamo a posto per quanto riguarda la recensione. E questo qua è il risultato, raga, siamo messi praticamente uguali. Sopra abbiamo confermato che non si è mosso minimamente durante l'arco della giornata, forse proprio leggermente qua con l'unto della pelle, ma proprio poco, e sotto invece di qua si è stampato sempre un pochino di più, ma vi direi che è
abbastanza normale, non è un mascara waterproof, quindi insomma non mi aspettavo che stesse completamente immobile, però vi dirò la verità, sugli occhi io tutta la giornata non l'ho sentito, forse le ciglia qua che erano piegate si sono abbassate, ma nulla di più, quindi nulla, io ora vado a struccarmi, vado a dormire e passiamo alle considerazioni finali. Ok, quindi siamo al giorno dopo, scusate la faccia ma sono sveglio da poco e quindi sono in queste condizioni. A parte questo, come si è comportato il mascara ieri? Allora, a me personalmente è piaciuto molto, a parte per il piccolo problemino che ha avuto sotto qua ieri, però vi posso confermare che in altre occasioni quel problema lì non lo ha avuto, quindi probabilmente è successo solamente ieri. In qualsiasi caso è un mascara molto 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 importante, nel senso è un mascara che si nota, non è un mascara che se lo applicate non vedete la differenza, anzi lo consiglio quasi di più a chi ha delle ciglia un pochino più sfortunate piuttosto che chi ha delle ciglia già perfette, perché potrebbe rischiare di andarvele ad impastare troppo, mentre se avete delle ciglia che quasi non esistono questo potrebbe farvele venire fuori. Con questo qua sicuramente avete la garanzia che se lo applicate la differenza la vedete, indipendentemente da quanto ne applicate. Questo fin dalla prima passata è veramente molto molto importante come mascara, io lo definisco un mascara importante. Detto ciò, mi piace o non mi piace? Sì, mi piace, però vi consiglio di andarci piano, nel senso che se ne applicate troppo rischia di fare dei grumi, quindi ripulite molto lo scavolino prima di applicarlo, perché preleva veramente tanto prodotto, che già l'effetto ve lo dà con poco prodotto, perciò per me questo mascara è approvato. Siamo giunti quindi alla fine di questa recensione, se vi è stata utile fateci sapere qui sotto nei commenti se anche voi l'avete e se vi piace o se avete intenzione di acquistarlo. Se vi è piaciuta ovviamente lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale cliccando il pulsante qui sotto. Ricordate che ci potete seguire su Instagram al nome Test & Tell tramite il link che trovate nell'info box. Io vi ringrazio un sacco per aver guardato questa recensione, noi ci vediamo ovviamente al prossimo video e vi mando un grande bacio. Ciao!